non è che ci sono tante altre situazioni brave, sì. Tante persone vogliono solo lo stipendio e basta, dai. Oppure c'è gente che si vende bene con i giornali e li mettono sui giornali, dai. Il calcio lo devono andare a vedere. No, perché è strano, perché tutti questi giocatori giovani ci sono e in Italia non vengono mai. Ma Bobo, che poi io ti dico, non è che sto dicendo giocatori, che ne so, l'altra volta ho fatto dei nomi, Mount che al Chelsea o Sancho del Dortmund. Però ci vogliono soldi per prendere questi. Esatto, lì ci vogliono soldi veri. Questi sono ragazzi che veramente tu vai in Turchia, in Repubblica Ceca, nella ex Jugoslavia, ci sono tanti talenti strepitosi. Comunque, e lì bisogna vedere. Igritare è uno dei più bravi, eh? Non lo conosco, Bobo, non lo conosco. Sicuramente ha preso tanti buoni giocatori. Lui è un altro molto, bravo. È molto in gamba, Igli. Molto, molto in gamba. Non lo conosco come persona, però vedo come lavora. Cavolo, ha preso Luis Alberto, Milinkovic, Savic. Molto bravo. Le due squadre l'avevano scartato, l'ha ripreso dentro. Poi ha scelto anche prima Bielsa e poi ha scelto Simone. Vedi anche... Sì, sì. Poi lì, Bobo, devi anche dire, è vero che Tare è bravo, però c'hanno Lotito che come presidente, top, sì, fa filare tutto liscio, tutto alla grande. No, no. Però i giocatori li sceglie lui, li sceglie Igli. No, ma ti dico, però è anche appoggiato da Lotito, che Lotito sì, come presidente, ragazzi, lì si può tutti si possono lamentare sul suo modo di vedere, di parlare o di non pagare il calcio a modo suo, però ragazzi... Questo, come dice lui, vedere pagare monete e vedere cammello. Mamma mia, è veramente bravo. Così come adesso parlando di presidenti, a me, partendo dal presupposto che la Juve, lo sai che non è che mi sta tanto simpatica, però da quando è entrato Andrea Agnelli a fare il presidente della Juve, non so se tu lo conosci personalmente. Sì, molto bene. Un grande Andrea. Andrea Agnelli... A me ogni volta che parla 3-4 lingue, intelligentissimo, ha creato un impero alla Juve, ha fatto meglio della triade, ha fatto meglio anche del nonno, ha fatto meglio dello zio. Sì. Da quando ha preso lui la situazione in mano alla Juve, hanno vinto tutti e sono sempre in attivo, prendono i giocatori più forti, chapeau. Io non lo conosco, però per quello che ha fatto mi tolgo il cappello. Una grande persona, e sta facendo un lavoro della Madonna. Sono d'accordo. Vero, con te. Vero. Grande lavoro. Scegliere gli uomini giusti al punto giusto. È perfetto, lo vedi apparire delle poche volte, dice sempre cose giuste, poi va, la Juve quando lui l'ha presa, penso che stavano sui 300 milioni di fatturato, sono arrivati a 550, hanno fatto lo stadio, è vero che l'avevano creato ancora prima quel progetto, però lui ha fatto dei miracoli, adesso la Juve è una delle 3-4 squadre più importanti al mondo, grazie ad Andrea Agnelli, sì, sì. Penso io, questo è quello che penso.